Necrofilia, masturbazione, dipre, violenza, stupro, deformità, cubismo, ambiente, Cristo, catafratta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata di Cinema degli Eccessi. Prima di cominciare volevo invitarvi a vedere il nostro nuovo corto zombie, qualora non l'abbiate ancora fatto. Il film di oggi è un film per cui mi avete scartavetrato un sacco le palle. No scherzo ragazzi, lo sapete che mi piace esaudire i vostri desideri, però me l'avete chiesto davvero in tanti. Sto parlando di Begotten. Americano del 1991 di E. Elias Merige. Questa pellicola è considerata da molti una delle più scioccanti che mente umana abbia mai partorito. Partiamo dalla semplicissima trama. No, non è vero, la trama non è affatto semplice e ve ne accorgerete. Ve lo racconto quasi tutto, che tanto la storia non è neanche così importante. Il film si apre con uno vestito come gli Slipknot che con un rasoio si taglia ovunque, in particolare l'addome. Si taglia, si taglia, si taglia fino a che muore. Dal nulla spunta fuori una donna che masturba il cadavere e che rimane incinta di esso. Nascerà un coso adulto deforme e tremolante. A questo punto del film arriveranno degli uomini incappucciati che prenderanno i due e li porteranno in giro per questo mondo surreale per poi stuprarli ed ucciderli, e dai loro cadaveri nasceranno delle piante. Ogni volta che penso alla trama di questo film mi chiedo come qualcuno possa averla pensata. Allora, il tutto è girato in bianco e nero ed è muto. Nonostante non sembri, dietro questo film c'è stato un lavoro di post-produzione davvero esagerato. Vi spiego subito perché. Il regista in pratica voleva pochissime gradazioni di nero, quindi niente grigi, voleva quasi solo bianchi e neri, senza sfumature. Questo lavoro è davvero impegnativo, soprattutto nel 1991, adesso ci sono dei programmi che te lo fanno da soli. Questo dettaglio mitiga la violenza visiva, ma ne accentua molto quella psicologica. Colonna sonora praticamente inesistente, ci sono dei rumori di fondo mescolati con quelli ambientali, mescolati con dei suoni strani, nulla di che. Però è davvero disturbante e fastidioso. Se dobbiamo dirla tutta, Begotten, più che essere cinema, vuole essere videoarte. Catturare immagini in movimento attraverso della strumentazione video. Beh, e non è cinema, chiederete voi? Non esattamente, è qualcosa di più simile alla pittura e alla scultura, piuttosto che alla settima arte. Ampliare questo concetto sarebbe davvero molto prolisso, quindi se volete approfondire per conto vostro, vi consiglio di vedere qualcosa di Bill Viola, di Marina Abramovic, di Robert Kane e anche alcuni vecchi corti di David Lynch come The Alphabet. Anche Kenneth Anger lo piazzerei in questo limbo di videoarte e cinema come Begotten. Se non sapete chi è, andatevelo a cercare. Siccome commentare un film che non vuole essere cinema è praticamente impossibile, lo commenterò come si fa con i quadri. Ad aiutarmi ci sarà il cugino di Andrea Dipré, Alessandro Dipré. Mi spiace ragazzi, ma noi di Shiva Produzioni ancora Dipré non possiamo permettercelo, quindi accontentatevi. Gentili spettatori, da Alessandro Dipré un benvenuti. Siamo in questa corte sibaritica e oggi abbiamo l'onore assoluto di avere con noi Andrea, che ci parlerà dell'excursus morfetico di un cineasta statunitense. Buongiorno a lei, signor Dipré. Se non le dispiace, partirei subito. Vado, vado. Begotten, ovviamente, discostandosi dal mondo del cinema e avvicinandosi molto di più a quello della pittura, si ispira molto di più a quadri che a film. In particolare abbiamo rimandi all'espressionismo per quanto riguarda i dettagli e per quanto riguarda la loro messa in scena, la quale risulta essere molto confusa nonostante spesso le riprese siano statiche. Qui vedo anche l'emotività del cubismo analitico, ad esempio. I tratti spesso presentano delle linee spezzate, molto poco armoniche, che fin dall'arte classica venivano usate per comunicare ansia e disagio. Possiamo quindi affermare che il regista sia il Tintoretto del cinema? Dipré, Tintoretto è un pittore rinascimentale. Niente nei programmi di Dipré, niente attiene alla realtà, niente di più contraddittorio dalla realtà, del reale della realtà, niente di più ovvio del sogno. Ma Dipré, te e tuo cugino che eroi nave fumate? O è la carta stagnola che fa differenza? Cucchio dopo un po'. Andrea, non divaghiamo. Siamo qui su questo divano ricolmo di estetica per parlare di videoarte.
Esponici quindi i significati intrinseci della tela di cui stavamo discutendo prima, la tela di celluloide di cui poc'anzi ci accennavi. Però poi il numero del tuo spacciatore me lo dai, eh? Allora, il film non è altro che una continua e progressiva parabola sulla vita, sulla morte e sulla potenza della natura. Già della breve scena della donna incinta di fianco alla tomba si capisce dove vuole andare a parare il regista. La masturbazione e il seme sparso per terra da cui nasce la vita non è altro che una metafora naturalistica. Ecco, bene, quindi allora andiamo ad approfondire la scena di questo tripudio di onanismo necrofilo. Va su e giù. Come una catafratta! Perfetto, quindi la trastullazione necrofila come sinonimo, come simbolo della vita. This is very art, gentle telespectator. Questa è vera arte, signori telespettatori. Sì, certo. Andiamo avanti, va. Le poche gradazioni di bianco e di nero sono utilizzate per fortificare questo contrasto tra vita e morte. Il tutto accentuato dall'alternanza delle riprese ambientali e di quelle iperviolente. Per assurdo, anche le riprese ampie sono claustrofobiche. Merito della tecnica espressionista, merito dei non colori e merito del vecchio 4/3 che chiude la prospettiva. Però c'è anche un messaggio religioso, quasi spirituale, un miracolo su pellicola. Vero, signor Dupré, io azzardo un'interpretazione religiosa. Abbiamo una nascita senza penetrazione di un essere speciale che poi verrà torturato e ucciso per una nuova rinascita. Vi ricorda qualcosa? Poi loro vivono la loro intera esistenza tra pene e torture e rinunce. Loro sono in preda agli uomini incappucciati che rappresentano l'ineluttabilità della sorte. Ma la trasmigrazione dei nostri protagonisti nell'aldilà sembra valer la pena di tutte le pene dell'inferno che hanno sofferto in terra. Amici, questo affresco di celluloide catafratto nella storia tra qualche era geologica, magari quando sarà riesumato dai nostri posteri, ecco, io dico che i nostri posteri, questi nostri futuri discendenti, ne fonderanno un credo teologico proprio complementare, da affiancare al dipreismo. Sicuramente. Gentili spettatori, anche questo appuntamento odierno con l'arte finisce qui. Iscrivetevi assolutamente a Shiva Produzioni o ve lo do io, l'uccello non identificato. O comunque il segreto è la carta stagnola della Lidl. Lo sapevo. Siamo dunque giunti alla scheda del film. Livello Budella 3/5. La tecnica usata mitiga molto l'impatto visivo. Violenza psicologica 4/5, il bianco e nero fa il suo sporco lavoro, sporca tutto a livello di renderlo insopportabile. Marciume 5/5, il regista non deve essere molto normale, per immaginarsi e per arrivare a girare determinate cose deve essersi drogato più di Dupré. Divertimento 0/5, se le scene vi fanno ridere fatevi curare col regista. Trash, io un punticino lo do per l'assurdità delle situazioni. The Gotten si merita quindi un 7, apprezzabile lo sforzo ma rimane di difficile fruibilità. Ripeto che con il cinema ha davvero poco a che fare. Lo vedrei meglio proiettato in loop al Tate Modern a Londra. Ve lo consiglio se volete vedere qualcosa di veramente, veramente, veramente wired. Molti lo paragonano a The Razored di Lynch, ma questo va proprio oltre. Volendo tecnicamente si possono anche paragonare, ma proprio non me la sento di metterli vicini. Il regista dà l'idea di essere caduto nella trialina da piccolo, ma poi in realtà ha fatto anche film normali. Come L'ombra del vampiro che parla del Nosferatu di Murnau o come Suspect Zero. Quest'ultimo ancora non l'ho visto, il primo ve lo consiglio perché è davvero ben fatto. Bene ragazzi, la recensione finisce qui. Se volete supportare il nostro lavoro, ricordatevi di condividerci sui social network, di mettere mi piace e commentare. Fate vedere i nostri video ai vostri amici, a vostro padre, a vostra nonna, anche al vostro cane. Bella regà, che il cinema sia con voi!